Grazie Nicolino e tutti quanti del coro, ci avete aiutati a pregare e avete interpretato il cuore di tutti noi termolesi, perché il dialetto è la lingua che ha parlato Gesù nella sua Nazareth ed è la lingua della nostra madre, di nostra madre, per cui è la nostra lingua e i santi accolgono questa preghiera proprio perché nasce dal cuore. Permettetemi, ci potremmo fermare qui, lo so, forse è sovra più quello che sto per dire, però permettetemi di consegnare a tutti noi, alla nostra responsabilità, una riflessione alla fine di questi giorni di festa di San Basso. Più volte in questi due giorni ho avuto modo di sottolineare la durezza e la problematicità del tempo presente. Si è verificata come una convergenza di eventi e situazioni che ci hanno fatto piombare nel buio della incertezza e messo a nudo la precarietà dell'esistenza personale e dell'intera umanità. E nello stesso tempo la profonda interconnessione tra tutti e tutto, interdipendenza, quella che sperimentiamo, che però invece di sollevarci sembra tirarci giù verso un abisso. Non sappiamo, non possiamo rimanere intrappolati dalla paura che porta ad una ricerca spasmodica della sicurezza. Per rialzarci, dobbiamo convertirci a Dio, ritornare al centro del nostro cuore e imparare il buon uso dei suoi doni, primo fra tutti il creato. Occorre il coraggio della conversione che non è solo personale, ma deve necessariamente essere conversione comunitaria. Perché ciò accada, occorre ascoltare con il cuore libero le sofferenze dei poveri, degli ultimi, dei disperati, delle famiglie stanche di vivere in luoghi inquinati, sfruttati, bruciati, devastati dalla corruzione e dal degrado. Sì, abbiamo bisogno di speranza, fratelli e sorelle. E in questo senso Papa Francesco qualche tempo fa ci ha offerto tre cartelli, segnali stradali, per camminare sulla strada della speranza. Il primo è l'attenzione agli attraversamenti. Troppe persone incrociano le nostre esistenze mentre si trovano nella disperazione. Sono volti e storie che ci interpellano. Non possiamo rimanere nell'indifferenza. Questi nostri fratelli e sorelle sono crocifissi che attendono la risurrezione. Nessuno ci passi accanto invano. Un secondo segnale, cartello, segnala il divieto di sosta. Spesso rischiamo di rimanere affossati nelle nostre povere sicurezze, impauriti nel tentare strade nuove. La nostra vita, secondo il Vangelo, è come in stand-by. Al contrario, l'amore di Dio non è mai statico e rinunciatario. Tutto crede, tutto spera. Ci sospinge e ci vieta di fermarci. Ci mette in moto come credenti e discepoli di Gesù in cammino per le strade del mondo, sull'esempio di colui che è la vita, che è la via e ha percorso le nostre strade. Come sarebbe bello se nel nostro territorio i cristiani, vorrei dire noi San Basso, non ci limitassimo a criticare e a mormorare, ma cominciassimo ad assumerci la responsabilità di creare reti che promuovono il bene comune e i beni comuni, con audacia e nella logica dell'incontro e del dialogo a 360 gradi.
Un terzo cartello stradale è l'obbligo di svolta. Lo invocano il grido dei poveri e quello della terra. La speranza ci invita a riconoscere che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Don Donnino Bello amava ripetere: non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza. Ci attende una profonda conversione che tocchi prima ancora dell'ecologia ambientale quella umana, l'ecologia del nostro cuore e dei nostri cuori. Il cambiamento d'epoca che stiamo attraversando esige un obbligo di svolta. Guardiamo in questo senso a tanti segni di speranza, a molte persone che spesso nel nascondimento operoso si stanno impegnando a promuovere un modello economico diverso, più equo e attento alle persone. Con questa segnaletica di riferimento voglio proporre alla vostra attenzione 7 punti su cui focalizzare mente, cuore e mani per attivare processi di crescita nella realtà concreta del nostro territorio. Primo, occorre far fiorire l'ambiente nel nostro territorio. Stringiamo alleanza tra associazioni, amministrazioni, diocesi, aziende, centri di formazione e comunità parrocchiali. Facciamo squadra con obiettivi concreti a sostegno di una conversione ecologica integrale per illuminare il futuro. Scopriamo la sostenibilità come nuovo orizzonte della fraternità. Secondo, insieme, per educare bambini e bambine, ragazze e ragazzi, giovani e adolescenti, tutti siamo cittadini e cittadini attivi, impegnati in prima persona nella costruzione del bene comune. Creiamo insieme comunità educanti, capaci di attivare alleanze con il mondo della scuola e la società civile. I giovani siano protagonisti di processi rigenerativi immaginati da loro e con loro. Costruiamo insieme un vero sistema educante. Terzo, proviamo e favoriamo la proliferazione di iniziative imprenditoriali. Creiamo alleanze tra imprenditori e imprenditrici, riscoprendoci fratelli e sorelle tramite la condivisione di esperienze e desideri. Il sistema imprenditoriale crei una forte sostenibilità economica, sociale e ambientale con i territori, il territorio e la pubblica amministrazione. Sì, speriamo di poter creare e assistere alla creazione di un modo nuovo di fare impresa. Quarto, incrementiamo la partecipazione ai processi di valorizzazione delle comunità locali per il bene comune. Riscopriamo la diversità come profonda ricchezza da custodire. Tutti noi, come cittadini, siamo i primi alleati della pubblica amministrazione per rigenerare spazi verdi e donare nuova vita agli immobili in disuso. Puntiamo ad essere comunitas. Torniamo ad essere dono, attiviamo la gratuità come scelta di vita, è l'unico modo per vivere. 5. Rendiamo protagonisti i giovani, riconosciamo le competenze di ogni singolo giovane, indipendentemente dalle organizzazioni di appartenenza, per rinsaldare l'alleanza e riconoscerci in un noi che cammini insieme verso obiettivi comuni con strumenti condivisi. Manteniamo vivi i canali di ascolto e di processi partecipativi e lasciamo un'impronta ben visibile nel tragitto percorso dalla società. Diventiamo noi per essere una cosa sola. 6. Un impegno già in atto nella nostra diocesi, ma sicuramente da incrementare e diffondere sull'intero territorio,
è quello di creare e alimentare un'alleanza di corresponsabilità tra i giovani e la comunità. Questo renderà ancora più le nostre parrocchie luoghi di incontro e di accoglienza. Vogliamo dare in questo modo concretezza a progetti e processi, con fiducia verso i giovani e il diritto che hanno anche di sbagliare. Trasformiamo il nostro stile di vita in testimonianza concreta. Ultimo, fratelli e sorelle, dobbiamo essere generativi, e questo può accadere solo se usciamo dall'autoreferenzialità, anche di gruppo, di appartenenza. Questa autoreferenzialità genera sempre nuovi soggetti, c'è un proliferare di associazioni di volontariato impressionante, intanto diminuisce nella nostra società la solidarietà. Che significa? Ecco la generatività. Ma impoverisce, dicevo, invece ognuno è e vive se vive per l'altro, con l'altro e attraverso l'altro. Questo e solo questo genera vita e fa vivere. Carissimi, in questo modo renderemo vera quella scritta che ha campeggiato in questi giorni di festa, noi San Basso. Allora sì che potremo gridare, non solo con la voce, ma con il nostro essere termolesi e chiesa di Termoli Larino, viva San Basso! Senti le nostre suppliche, o amato protettore, mia anime a tue ricorrono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica, vi custodisca nel suo amore, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E grazie a tutti, a ciascuno e a tutti. Non facciamo l'elenco perché rischieremo. Ecco. Viva San Basso!